Ehi, amici di Radio Norda, sotto il cocente soleone di Molfetta abbiamo seguito il dietro le quinte delle prime tre puntate del Cornetto Battiti Live. Volete rivivere i momenti più belli? Seguite questa puntata del meglio di Extra Battiti. State connessi. Ehi, amici di Extra Battiti, c'è un duo, il duo delle meraviglie. Corrisponde a Neck e Renga. Sono belli, bravi e pure simpatici. Ma come fanno a far tutto questi due? Me lo sono fatto raccontare direttamente da loro. Insomma, con Renga e Neck, dopo l'esibizione a Radio Norba Cornetto Battiti Live, siamo divertiti. Siamo divertiti. E voi siete i soliti, ma attenzione, è bella questa cosa, non invecchiate. Beh, no, diciamo che invecchiamo, ma non si vede. Io invecchio, no. Sono caldo. Stiamo bene perché ci divertiamo e quindi siamo felici. E allora? Ciao. Questa dolce vita. Dolce vita per voi? Beh, quella che amiamo vivere noi prendiamo tutto con la massima leggerezza. Io a casa che cucino e lui che mi fa il giardino. Tu come fai a impossessarti di me? Come sei una vertigine. La tua bocca è così rosso Cadillac, è uno schiaffo sul cuore. Questa collaborazione adesso, insomma, vi sta ripagando sicuramente, sì. Sta andando bene. Ma anche perché noi ci vogliamo bene, indipendentemente da quello che siamo riusciti a fare fino ad oggi. E siete insieme. Andati anche insieme a Sanremo, quindi significa che le cose tra di voi vanno bene. Assolutamente. Forse l'ingrediente è quello, il rispetto, la stima reciproca. Esatto, oltre proprio al questo. Volersi bene, rispettarsi proprio per convivere. Di base ci vuole l'amicizia, quindi il volersi bene, rispettarsi come artisti, ma prima di tutto come uomini. Noi siamo due uomini che hanno in comune un sacco di cose, un sacco di valori, di passioni e anche di divertimenti, per quello che stiamo bene insieme, per quello che il tour ci diverte e di conseguenza diverte anche il pubblico. Fai, non si spiega il perché, ma l'amore apre tutte le porte, il tuo collo è il mio precipizio, la coppa della vita è la mujer de toda vida. Continuerà questa collaborazione? Avete dei progetti da solisti? Volete fare comunque delle cose da soli? Adesso vivremo al massimo questo tour che ci porterà a stare insieme ancora professionalmente fino ad ottobre, addirittura concluderemo a New York noi. E poi vedremo. Insomma, capiremo. Una garanzia sempre per grazie noi di Radio Norba. Come te. Grazie mille. Ciao. L'estate brucia. Grazie Francesco, Filippo, questa è Molfetta e questa è Radio Norba, grazie. Grazie a tutti, allora in fondo, ciao! Ehi, amici di Radio Norba, Cornetto Battiti Live è il perfetto contenitore di Hitmaker. Loro due sono uniti da una lunga amicizia. Fedez ed Emi Schilla ci stanno facendo vivere l'estate 2024 a suon di Sexy Shop. Ciao Battiti! Sulle mani! Come stai? Bene, caldato. Che serata è stata questa? Che pubblico è stato quello dei Battiti Live? Un bel pubblico come sempre. È una di quelle cose che si fanno volentieri, il Battiti, dico. Sulle mani fino al fondo! L'amore non si fa nei sexy shop. Sei stata come un jackpot nelle slot. E poi adesso inizia a essere veramente bello perché il pezzo è uscito da poco. Adesso siamo nella fase in cui la gente lo ha pian piano assimilato, cominciano a cantarlo tutti.
Posso chiederti come è nata la collaborazione con Fedez? È nata perché... E a chi è venuta l'idea? Allora, questo pezzo originariamente, diciamo, l'autrice originale del pezzo, no? In fase embrionale è Federica Abate, che è oltre che essere come una sorella per me, è un talento fenomenale, è un'autrice effettivamente poi riconosciuta nell'ambiente a livello nazionale perché è bravissima. Essendo in molta confidenza, mi aveva fatto sentire il brano in fase embrionale. L'ho chiesto per me, ma era già stato occupato, non si sapeva da chi. Alla fine del giro ero occupato da Fedez. Quando mi ha chiesto di fare il featuring sembrava un allineamento di pianeti, ho detto cavolo, è il brano che volevo fare io, quindi ovviamente abbiamo messo del nostro, cambiato il testo, insomma. Sera, sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrà anche in galera, a 300 all'ora che sbando, ti stavo proprio aspettando. Come sta andando tra di voi? Bene. C'è una bella sinergia, almeno per quello che abbiamo visto. Sì, sul infatti palco. Adesso quando ti mollo vado da lui. Andiamo a bere una roba, sì. Vabbè, dove andate, dai? Diciamolo. Così vengono tutti. Non lo so, dove sta lui? Non lo so. Mi ha mandato la posizione, controlleremo. Signorita, stai ballando sola. Grazie mille, buon Battiti Live. Grazie per questo scambio di battute, di energie soprattutto. Allora, mi ciao. Mi raccomando. Agli amici del Battiti e di Radio Norba. E viva Sexy Shop! L'amore non si fa nei Sexy Shop. Come fa? Sei stata come un jackpot delle sole. Come? E dopo mi hai mandato KO. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio. Sulle mani, mani! Battiti! Una mano al cielo! Perfetto! Fate un c***o di applauso a Demi Skill! E ovviamente non siate da meno per Fedez! Nella splendida cittadina di Otranto sorge una struttura veramente incredibile, il Basiliani, che fa parte della catena CDS Hotels. Oggi sono con Luca Falcioni, il direttore del Basiliani, che ci dirà a quale tipologia di turisti si rivolgono. Il viaggiatore che sceglie i Basiliani per la sua vacanza è un viaggiatore esigente, cerca un contesto dove passare una vacanza all'insegna del buon gusto e del relax. Tre motivi per scegliere il Basiliani? Sicuramente la nostra spa, la più grande del Salento. Inoltre, la location si trova solo a 800 metri dal centro storico, ma rimane immersa nel verde in una zona tranquillissima. Il terzo motivo sono le tipologie di camere che possiamo mettere a disposizione per i nostri clienti, che vanno dalle comfort alle suite a due ambienti, alle suite con vasco idromassaggio, tutte arredate elegantemente con tutti i comfort. Quali sono le novità che avete introdotto per quest'anno? Tra le principali novità di quest'anno abbiamo la possibilità di fare il massaggio all'aperto al tramonto e di usufruire della nostra ricca carta snack al bordo piscina e lo spritz pool party il venerdì sera. Servizi top, una spa assolutamente da provare in una cornice splendida come quella di Otranto. Il Basiliani vi aspetta! Amici di Extra Battiti, l'estate è uno stato d'animo, così diceva qualcuno. E come non crederli? Qui al Cornetto Battiti Live ci emozioniamo, ci divertiamo, balliamo senza risparmiarci mai. È arrivato a battere la carica dell'energia anche il giovane e talentuoso Alfa. Ciao Molfetta, ciao Battiti! Ciao, come stai? Com'è andata quest'anno? Bene, stiamo già facendo un'intervista? Sì, è tutto live. Ah, che meraviglia, scusami. È pensavo... così, cioè, i momenti è il bello quelli della diretta. Belli, le emozioni. Bello. Perché il tuo anno è stato bellissimo, ci siamo incontrati l'anno scorso, un'estate... Bellissimissima, come diceva qualcuno. Poi Sanremo. Parlami di te, dei tuoi genitori, dell'università, dei tuoi sogni d'oro. E adesso vabbè ciao, a chi stai dicendo vabbè ciao? Non so, a me stesso forse, tra un po' voglio andare in vacanza perché è stato un anno bello pieno, quindi mi dico vabbè ciao, tra un po' partiamo, andiamo un po' in vacanza a staccare un po'. Dimmi cosa importa, che diventiamo, godiamoci il momento anche se è un po' strano. E allora facciamo così, Alfa adesso ci dice dove andrà in vacanza. Volevo andare in Giappone in realtà, non ci sono mai stato, tipo a settembre, così, a casa. Ma ce l'hai un posto? No. No, cioè vai da solo? Sì, pensavo di sì. No, perché altrimenti io ci verrei con andiamo te. Andiamo insieme in Giappone? Dai, vai, andiamo, vai. Andiamo, vada per il Giappone. Non so bene cos'è che ci lega, lega, lega. Volpetta, fammi sentire il tuo urlo! Che ci lega, lega, lega. Tre cose.
cose o tre gesti scaramantici, se ce li hai, prima di uno show, prima di una live? Alcuni non si possono dire perché sennò perdono un po' di potere, diciamo. C'è un orario di sveglia prima di un concerto importante che è alle 9, cadesse il mondo mi devo svegliare alle 9, anche se magari il primo impegno è a mezzogiorno, perché sennò va male. E poi ci sono altre cose che però è meglio non dire, perché insomma sono superstizioso, magari perdono potere. Che ti scrivo che ti amo, ma tu mi hai visualizzato. Un'estate sicuramente quella che ti aspetta, bella calda, che cosa c'è in serbo per te? Tanta musica, tanti concerti, facciamo più di 40 concerti, poi a novembre riprendiamo qui i palazzetti, quindi insomma è per me un onore portare la mia musica in giro e vedere come canzoni che ho scritto magari in cameretta diventano un po' di tutti. Vabbè, ciao. Vabbè, ciao. Anni di carriera, come il loro nome, il duo dei grandi successi. Non le mandano a dire nel mondo della musica. Loro sono gli Iron Maiden del rap italiano. Ad Extra Battiti, gli Articolo 31. Battiti live! E allora! Siamo gli Articolo 31, siamo tornati e siamo noi! Qualcosa di più in fondo la sera. Extra Battiti con gli Articolo 31, 31 anni di musica, eppure sempre contemporanei e soprattutto, mi piace dirlo, senza filtri. Questa è la vera libertà, voi ce la fate, forse siete i soli. Ma per quello che ci chiamiamo Articolo 31, libertà di parola, no? Guarda, tutti dicono sempre le cose negative dell'invecchiare, ma una delle cose positive è proprio che non te ne frega più niente di sembrare bello, di essere perfetto, di vestirti bene, ti dà una libertà di essere alla moda, cioè non te ne frega più niente e ti diverti. Oh, Maria, ti amo. Avete scritto la storia, quindi è anche un po' normale che ve lo possiate permettere. Ma sì, perché quando uno poi all'inizio magari sei bello, giovane, quindi oltre al tuo disco vendi anche un po' l'essere sexy, no? A quelle cose lì. È normale, una cosa che nella musica c'è da sempre. Poi dopo sei altro, vai avanti. Se poi quella lì è una roba temporanea che poi passa per tutti. Non ce ne mai penso, via col primo volo, via col vento. Ti seguirei persino all'inferno. E tu non mi dire di no. Evviva gli Articolo 31, grazie mille. Battiti live, è sempre una bella piazza. Ciao. Quando viaggio con te. Quando viaggio con te, na na na, pe, io te. Grazie Battiti Live, grazie Molfetta! Ho bisogno di un momento dolce tutto per me. Ecco perché sono a casa Massima, dagli artigiani di bontà, Fagolà, e sono con Federica che mi stava consigliando non soltanto il gelato, perché qui hanno davvero tantissima scelta. Sì Alessia, noi siamo maestri gelatieri da 10 anni e non facciamo solo gelato, bensì tutto ciò che è annesso a questo prodotto, quindi semifreddi, brioche siciliane con gelato, cannoli con semifreddo alla ricotta e tante altre golosità. So anche che vi rivolgete a chi è intollerante al lattosio e chi è vegano. Sì, esatto. Abbiamo una linea di prodotti sia di gelati che di semifreddi senza lattosio e anche totalmente vegani. Allora, i due gusti più richiesti sono sicuramente il nostro Fagolà, che è metà gelato al cioccolato, metà gelato al pistacchio naturale e glassa fondente in superficie. E poi c'è la nostra amatissima golosa, che è un'irresistibile crema gianduia molto simile alla Nutella. Alessia? Andava bene. Scusami, è il mio momento dolce. Non me lo so spiegare a parole, dovete venire a provarlo. Giorni torridi in quel di Molfetta, sole cocente, vento di scirocco e nemmeno un accenno di pioggia. A parte lui, il signore della pioggia, Mr. Rain.
Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Battiti Live, ormai sei di casa. Ormai sono anni che siamo una famiglia, è sempre bellissimo tornare. Non vedo l'ora quando mi dicono devi fare le date promo estive, devi passare da Battiti. Sono felicissimo perché è un'opportunità per stare insieme, per divertirsi, per stare col pubblico ma anche con i colleghi. È proprio un mondo a sé, è bellissimo. Fermiamo il mondo quando siamo insieme, anche se dura un secondo come le comete. No, è che mi chiedevo, nonostante tu fossi qua, non te lo chiedo solo io, te lo chiedo anche gli altri, come mai non ti sei ancora abbronzato? Ma penso che ho fatto anche un mese di vacanza in Brasile. Ti spiego un piccolo aneddoto. Il penultimo giorno, prima di tornare in Italia, ho fatto un'insolazione, quindi ho preso talmente tanto sole, però sono ancora bianco. Sembra la maglietta, sembra... questa è una maglietta a maniche lunghe. Devo venire più spesso qua per impegnarmi a prendere un po' di sole. Sì, ma se un mese in Brasile non ha prodotto risultati, io non lo so come tu potresti qui. Non ne ho idea, però quest'estate mi impegnerò. Va bene, quest'estate promesso. Dove vai in vacanza? No, quest'estate sono in tour, parto tra qualche settimana, tra l'altro suonerò, passerò anche in Puglia, sarò a Barletta, quindi farò la tappa in Puglia e finirò con i live quest'inverno in tutti i palazzetti, quindi per ora lavoro. Dopo quello, dopo il tour, magari mi faccio un'altra vacanza. Chissà, sempre non in si Sud America, perché mi piace tantissimo. Ok, l'hai scoperto adesso che sì, ti piace tantissimo? Tantissimo, sì. Era la prima volta e voglio tornarci. Grazie a Mr. Rain, buon Battiti Live. Perché siamo invincibili, vincibili, e ovunque andrò sarai con me. Supererò solo io e te, le gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Grazie! Radio Norba Cornetto Battiti Live è un contenitore esplosivo. È incredibile raccontare ciò che ci si può trovare dentro. Ce n'è per tutti i gusti, è proprio il caso di dirlo. L'esibizione del volo è stata toccante, abbiamo cantato tutti insieme le loro canzoni. Dopo la loro performance, io ho chiacchierato con Ignazio, Piero e Gianluca. Io che sto seduto dentro cinema a sognare un po' d'America, un po' di casa tua, e mi chiedo sempre quanto durerà. Ecco, questa roba è molto molto strana, perché sentire il bel canto sul palco e poi vedervi così, ma siete... Ma se faccio il ballo della culebra, però non è il caso. Siamo dei trapper incredibili. Vai. Però non stasera, la prossima volta. È un pezzo di legno, lascialo stare. Sei un pezzo di legno. Non so ballare, avrò altre doti, scusami, che vuoi? Vabbè, ognuno ha nella vita quello che si merita. Poi per esempio tanta voce e il bel canto che onestamente manca a tutti noi. Ed è per questo che andate via come il pane anche all'estero. Io che mi sentivo perso con un fiore nel deserto. Beh, diciamo che ci permette di girare il mondo e poi è stato bellissimo vedere che comunque tantissimi giovani questa sera hanno cantato Squarciagola capolavoro, quindi per noi è una grande emozione, siamo molto felici di questo. Sapevamo che la Puglia era calorosa, ma non così. È stato pazzesco stasera, sì. Ci vediamo in tour per cantare le nostre canzoni insieme.